Grazie Matteo, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Il primo ringraziamento, ma che è qualcosa di più, è anche un riconoscimento politico alle associazioni che hanno organizzato queste serate di incontri, perché io credo che, non lo so, magari sono un problema che riguarda soltanto me, ma credo che invece sia abbastanza diffusa la fame di dibattito politico, di voglia di confrontarsi, di approfondire, di analizzare. Quindi la possibilità è anche un po' un azzardo che si è voluto fare, ma vedo che la risposta è fortemente positiva, quindi abbiamo centrato la questione. Questa serie di iniziative che abbiamo pensato, i lunedì li abbiamo chiamati, le serate del lunedì di approfondimento, credo che siano un momento importante per la vita del nostro partito, e il tema di questa sera è particolarmente, ritengo, importante. Come prima cosa voglio presentarvi i relatori che sono al tavolo. Barbara Meggetto, alla mia sinistra, presidente regionale di Lega Ambiente, Pep Villani, consigliere regionale, membro della commissione ambiente del consiglio regionale, Chiara Braga, parlamentare, membro della commissione ambiente della Camera fino a pochi mesi fa responsabile ambiente nazionale del Partito Democratico. Alla mia destra Fabio Terrani, che è presidente di M4, e Carlo Borghetti, consigliere regionale del Partito Democratico. Io sono Stefano Facchi, presidente degli Ecodem della Regione Lombardia. Entro subito nel vivo, ma con una breve introduzione, proprio due parole, perché poi ritengo che l'autorevolezza dei relatori sia più che sufficiente per entrare nel merito delle questioni che intendiamo porre. Allora, il senso di questa serata è di fare un po' una carrellata di quanto in questi anni il nostro partito, il governo Renzi e il governo Gentiloni poi, hanno messo in campo dal punto di vista delle politiche per l'ambiente. Vogliamo anche poi entrare un po' nel merito delle questioni che riguardano la nostra realtà, perché non dimentichiamo che di qui a pochi mesi andremo a votare per le elezioni regionali, e rispetto a questo ritengo che le questioni, i temi legati all'ambiente debbano essere considerate, debbano trovare uno spazio fondamentale nel programma e nella campagna elettorale che il nostro partito saprà fare a sostegno del candidato Giorgio Gori. Quindi queste sono un po' le questioni che intendiamo affrontare questa sera, ma ce n'è un'altra che si è aggiunta in questo periodo. Quando abbiamo pensato a questa serata non erano ancora emerse le questioni che poi hanno messo un po' di pepe e sale sulla vicenda, e mi riferisco al dibattito emerso a livello nazionale dopo anche le vicende drammatiche di Livorno, dopo l'ennesima conferma del dissesto idrogeologico che sta devastando questo nostro paese, e il mese di agosto-settembre è stato caratterizzato dall'apertura di un dibattito sul quanto e come la questione ambientale debba pesare all'interno del Partito Democratico. Ha iniziato a dare fuoco alle polveri e mettere Alacci, seguito poi da Walter Veltroni e Edo Ronchi, e nei giorni scorsi abbiamo avuto la risposta di Matteo Renzi in un dibattito più che mai vivo. Ecco, io credo, mettendo assieme tutte queste cose, e poi passo la parola ai nostri relatori, credo che abbiamo la necessità di entrare nel merito. Sono finiti i tempi in cui noi ambientalisti eravamo visti fare, ti ricordi, come
poi perdi tempo romanticoni che correvano dietro alle buche, agli alberi, a queste cose qua, e credo che siamo entrati in una fase diversa invece, in cui l'ambiente e le sue tematiche possono essere davvero il motore per la ripartenza economica. Si parla spesso della green economy. Io voglio leggervi una frase breve e poi vi dico chi l'ha scritta, perché credo che si presti benissimo ad essere l'introduzione al dibattito di questa sera. Bisogna cambiare verbo all'ambientalismo, o almeno aggiungere uno a quello più tradizionale, difendere. L'ambientalismo infatti è promozione, è sviluppo, è ricchezza, è edificazione di modelli di crescita più equi e umani, è politica per la pace e per l'inclusione sociale e civile. Tutto ciò che, così mi è stato insegnato, dovrebbe significare quella parola che a me pare sempre più bella, sinistra. Queste parole le ha scritte pochi giorni fa Walter Veltroni, entrando nel merito di questi temi. E io adesso vi do ancora alcuni numeri per capire di cosa stiamo parlando realmente e poi cederò la parola ai relatori. In Italia sono oltre 385.000 le aziende, ossia il 26,5% del totale dell'industria e dei servizi, che dal 2010 hanno investito in tecnologie green per essere più competitive, una quota che sale al 33% del manifatturiero. Alla nostra green economy si devono 3 milioni di green jobs, di lavoratori che operano nel settore verde, ossia occupati che si applicano competenze verdi, una cifra che corrisponde al 13,2% dell'occupazione complessiva nazionale. Questi sono i numeri che arrivano da fonte abbastanza attendibile, che è Confindustria, e che ci fanno capire la dimensione della questione di cui stiamo parlando oggi, sgombrando il terreno da romanticismi e da discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Detto questo, io allora inizierei questa nostra carrellata dando la parola a Chiara Braga, che da membro della Commissione Ambiente della Camera e da responsabile ambiente del Partito Democratico in questi anni, era membro della segreteria nazionale con di Matteo Renzi, ha seguito e può meglio di tutti indicarci quali sono state le azioni e le scelte del nostro governo e del nostro partito. Grazie. Grazie Stefano, grazie a tutti voi, diciamo, alle associazioni che hanno organizzato queste serate, a voi per essere qui questa sera, e un grazie in particolare per aver scelto, deciso insomma, di inserire tra queste quattro serate, un po' in una selezione anche dei temi sui quali concentrare la nostra attenzione e la discussione che faremo in vista di appuntamenti importanti che già Stefano ha ricordato, la conferenza programmatica, l'appuntamento elettorale in regione dell'anno prossimo, un focus sulle questioni ambientali. Non era scontato, mi viene da dire, perché ancora oggi c'è un po' l'idea, lo possiamo vedere in tanti campi, diciamo, in tanti ambienti, in tante occasioni, che l'ambiente è uno di quei temi, almeno per la politica, ancora secondari. Faccio, diciamo, dico una cosa che magari qualcuno mi avrà già sentito di dire, la dico con benevolenza naturalmente. Quando abbiamo iniziato questa legislatura, io insieme ad altri colleghi parlamentari che avevano già lavorato su questi temi nella precedente, abbiamo scritto un documento sottoscritto da 100 parlamentari del Partito Democratico, tra deputati e senatori, che si chiamava L'ambiente al centro. Ecco, proprio, diciamo, noi non avevamo idea che il Ministero dell'Ambiente dovesse andare a uno dell'UDC, così è stato tradotto. Avevamo un'idea un pochino più ambiziosa. Ma al di là di questo, nel ragionare sulla serata e sulla occasione di discussione di questa sera, ho provato a partire dal cappello, insomma, sotto cui stanno queste quattro serate, cioè il racconto di quello che è stato questa stagione dal 2013 al 2008 come una stagione di riforme per l'Italia. E mi sono domandata se anche per l'ambiente si è trattata di una stagione di riforme, se siamo stati in grado di cogliere l'occasione, pur nella difficoltà, ovviamente, che tutti conosciamo, di un governo
nato, di una legislatura nata in certe condizioni, di governi che si sono succeduti, ma tutti a guida del Partito Democratico, di cogliere delle occasioni per mettere mano ad alcuni, diciamo, gangli fondamentali della normativa ambientale, partendo da un presupposto di cui io sono, diciamo, sempre più convinta, che oggi siamo in una fase in cui la qualità dell'ambiente è percepita sempre di più come un valore positivo per le persone, non solo per gli addetti ai lavori. Lo fotografano alcune indagini, una tra tutte, diciamo, forse quella più nota è l'indagine che tutti gli anni fanno Demos e Coop, che ci racconta sulle pagine di Repubblica di Ivo Diamanti. Se ci pensiamo, da più tempo, negli ultimi anni, tra le parole positive, quelle che esprimono una visione positiva, un valore, un ponte verso un futuro condiviso, diceva l'indagine di quest'anno, troviamo la parola ambiente, la parola energie rinnovabili, la parola sostenibilità. E tra gli elementi di preoccupazione, soprattutto in quest'ultimo tempo, invece troviamo il tema del cambiamento climatico come una delle grandi emergenze epocali davvero che l'umanità sta affrontando. Mi viene da dire che forse ce ne accorgiamo con un drammatico ritardo, ma il fatto che quando si è discusso dell'accordo di Parigi per la prima volta persino in Italia i telegiornali della sera aprivano con la notizia dell'accordo sul clima, che le immagini che ci arrivano da Livorno ad oltreoceano degli effetti dei cambiamenti climatici stanno iniziando a riempire le prime pagine dei giornali, i telegiornali, ci dicono che su questi temi oggi abbiamo, volendo, e magari non vorremmo che fosse così, però una grande responsabilità e anche uno spazio nel quale esercitarci per la nostra iniziativa politica. Io penso perché c'è sempre di più la consapevolezza che dobbiamo fare i conti con delle risorse che sono finite, che non possiamo più utilizzare, in tanti casi sprecare come è successo nel passato, perché c'è un livello di preoccupazione per quello che lasceremo a chi verrà dopo di noi, ma anche perché i temi della qualità dell'ambiente, della qualità del paesaggio, del luogo in cui viviamo, del come viviamo il territorio, fanno sempre di più parte della nostra idea di benessere. Non è un caso che da qualche anno a questa parte, tra gli indicatori economici fondamentali che misurano il benessere, a fianco del PIL, si è affiancato un altro indicatore, il BES, come indicatore di benessere, che fa riferimento appunto al benessere, diciamo, equo e sostenibile, quindi a degli aspetti che hanno un'attenzione particolare appunto al tema della sostenibilità. Allora, cosa è successo in questi anni e come io credo dobbiamo provare a leggere, no, questa esperienza di guida del paese e di ruolo anche che il Partito Democratico ha avuto ha messo in campo. Non c'è ovviamente il tempo, non è questa la sede per fare degli approfondimenti tecnici su tanti provvedimenti, ma nel ricostruire le norme e le leggi che sono state approvate in questi anni, io stessa oggi mi sono resa conto che tanti aspetti sono molto poco raccontati, conosciuti. Questa legislatura è iniziata, lo sappiamo, diciamo con una guida del Ministero dell'Ambiente, inizialmente appunto affidata a un esponente del Partito Democratico, Andrea Orlando. Nella legge di stabilità di quell'anno, per la prima volta, credo, viene emanato un provvedimento che è andato per un bel po' di tempo, perché ha avuto un iter molto lungo in Parlamento, sotto il nome di collegato ambientale, cioè un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, alla legge di bilancio, che ha rappresentato, diciamo, un intervento organico molto significativo, anche pesante dal punto di vista dei contenuti e degli effetti anche dell'impegno economico sui temi ambientali. Nel collegato ambientale, che poi è stato approvato definitivamente all'inizio del 2015, sono contenute tanti interventi sul tema della gestione in generale, diciamo, dei rifiuti, modifiche al codice dell'ambiente, con uno sguardo che in qualche modo ha iniziato ad anticipare una delle grandi partite che abbiamo in discussione e che dovremo affrontare nei prossimi anni, cioè il recepimento delle normative europee, delle nuove direttive sul cosiddetto pacchetto dell'economia circolare.
una vera e propria rivoluzione nella sua stessa definizione, l'idea cioè di un uso diverso della materia che non si occupa più soltanto del rifiuto quando viene prodotto, ma di tutto quello che sta a monte, del modo in cui utilizziamo in maniera più efficiente le risorse, in cui costruiamo dei processi produttivi che riducono gli scarti, i consumi di energia e in cui anche l'ultimo tassello, quello che siamo abituati a vedere, a conoscere, che è il ciclo dei rifiuti, viene diciamo affrontato con un'ottica sempre più attenta al tema del recupero della materia e del recupero energetico. Oggi questa discussione si sta chiudendo a livello europeo e la relatrice di Parlamento, la nostra eurodeputata Simona Bonafè, si sta chiudendo diciamo la gestione tra i tre soggetti, quindi verranno emanate a brevissimo le direttive comunitarie e avremo l'obbligo poi di recepirlo nel nostro paese. Ho citato questo aspetto del collegato ambientale perché mette in luce in maniera molto forte uno dei punti fondamentali. Questa rivoluzione, passare da un modello lineare a un modello circolare, non si scrive per legge, non si decide neanche con la politica fatta dalla più illuminata amministrazione statale, regionale, comunale, si costruisce creando un'alleanza positiva con gli operatori anche economici. Il sistema delle imprese di tutti i settori sono fondamentali e c'è una grande, da un lato, aspettativa, perché ovviamente giocare fino in fondo questa sfida vuol dire cambiare in profondità i modelli di produzione industriali, di consumo, di servizi nel nostro paese, e anche la necessità però di trovare il modo di non far vivere questo cambiamento come un'imposizione che genera quindi una reazione di chiusura negativa, ma come una grande occasione, una grande opportunità. In parte i numeri che anche Stefano citava all'inizio ci dicono che questa cosa è possibile. Le imprese, cito soltanto un settore, quelle dell'edilizia, che hanno resistito e reagito meglio alla crisi pesantissima di questi anni, sono quelle che già hanno fatto delle scelte in questa direzione, che hanno ad esempio giocato sul rinnovo e facendo investimenti nell'innovazione, nella sostenibilità, ma in generale i settori, come dire, dell'industria, anche dell'industria manifatturiera più tradizionale, che hanno scelto la strada della sostenibilità, sono quelli che tutte le statistiche, le indagini dicono che hanno le performance migliori. E credo che questo sia un elemento di grande attenzione anche per la nostra regione, perché la Lombardia è una delle regioni che può vantare sicuramente i risultati maggiori e che ha anche un sistema produttivo dato dalle piccole e medie imprese, ma non solo, che può cogliere appunto questa opportunità e costruire e guidare anche un po' un processo di una costruzione italiana della circular economy, che è l'evoluzione, quello che dovremmo pensare in prospettiva rispetto alla green economy, appunto, di cui già Stefano diceva alcune cose. Altri temi nel collegato ambientale hanno riguardato i temi della mobilità, della gestione delle risorse idriche, poi magari ci torniamo quando ragioniamo delle politiche di riforma che il governo e il Parlamento hanno messo in atto. Tra le altre questioni, quella che forse ha avuto più eco e più risalto di tutte è sicuramente la legge sugli ecoreati. È stato un risultato storico che ha visto portare a compimento, grazie anche al lavoro fondamentale, sono contenta che stasera con noi a discutere questi temi ci sia Barbara Maggetto di Legambiente. Legambiente è stato un attore fondamentale, ne abbiamo parlato tante volte, diciamo, per arrivare a questo risultato. Ma al di là, diciamo, senza entrare nel dettaglio, la portata e il valore dell'approvazione di questa legge è stato quello di rafforzare sicuramente gli strumenti giudiziari, penali, appunto, per contrastare gravi comportamenti a danno dell'ambiente, ma anche di generare nel paese una coscienza più diffusa che un modello di sviluppo che abbiamo conosciuto per moltissimi anni, che ha generato profitto senza preoccuparsi delle ricadute sull'ambiente, non è più possibile. E questo ha prodotto, lo stiamo leggendo nei primi due anni di applicazione di questa legge, un effetto virtuoso, positivo anche sul fronte della prevenzione, perché avere degli strumenti più efficaci per perseguire comportamenti illegali a danno dell'ambiente sta contribuendo almeno a creare una coscienza invece più forte anche appunto, anche in questo caso, nel sistema economico delle imprese, che
diciamo, si rendono conto che alcune eredità pesanti del passato non possono più fare del parte del presente e del futuro. L'altra legge fondamentale, ci sono alcuni operatori anche di quel settore, quindi so sicuramente di incontrare il loro interesse, che questa legislatura ha portato fino in fondo, è stata la legge sulla riforma delle agenzie ambientali, del sistema dell'ISPRA, delle ARPA territoriali e regionali. Una legge che ha l'obiettivo di creare un livello di maggiore qualità e più omogeneo delle cosiddette, appunto, delle agenzie ambientali, soprattutto sul tema del controllo. Questi due aspetti a me piace sempre leggerli insieme, cioè il tema degli strumenti più efficaci per contrastare gli illeciti, la legge sugli ecoreati, e un sistema invece più rafforzato, che ovviamente adesso deve essere completato anche attraverso l'emanazione dei decreti attuativi, del sistema delle agenzie ambientali, perché una delle garanzie fondamentali è quella di avere delle agenzie terze qualificate che possano garantire il controllo e anche favorire un'evoluzione positiva anche del sistema economico, con un sistema di regole certe, stabili e il più possibile omogenee nel paese. Questi sono due presupposti decisivi. Noi ne abbiamo ragionato spesso con i gruppi parlamentari, anche a livello poi politico, perché una delle tante richieste che ci viene fatta, tutti i convegni da Confindustria, ANACI, a cui ci capita di partecipare, è la critica: sì, però sono troppo pressanti, sono troppo complicate le regole, le norme, il peso della burocrazia che rende più difficile, no, fare gli investimenti e come dire, rimanere anche in qualche modo sul mercato, competere. Queste due leggi che abbiamo approvato sono dei tasselli importanti per poter aprire anche il file della semplificazione della normativa ambientale, che è un'esigenza vera, reale del nostro paese, ma senza degli strumenti più efficaci per contrastare l'illegalità e per garantire un controllo sarebbe stato più difficile. Io ad esempio penso che uno dei nostri temi anche da spendere per il futuro sia quello di avviare una discussione di confronto e anche aperta sul tema delle semplificazioni ambientali. Oggi lo possiamo fare con degli strumenti più efficaci che ci consentono di approcciarci a questo tema in maniera più tranquilla. Vado molto più velocemente sull'elenco, senza insomma sottrarre poi magari la possibilità di chiedere degli approfondimenti nella fase successiva. Questa legislatura il Partito Democratico ha affrontato anche il tema dell'efficacia degli interventi per, da un lato, contrastare uno dei grandi temi di attualità che ciclicamente torna, quella della fragilità del nostro territorio, e quindi un grande investimento fatto fin dall'inizio, come dire, del mandato, no, del segretario Renzi, quello di istituire una unità di missione specifica sulla messa in sicurezza del paese, e dall'altro anche di potenziare e rafforzare gli strumenti per la gestione dell'emergenza. Io ho seguito la legge sulla riforma della protezione civile, è stata una legge approvata in questa legislatura, sono in corso di definizione dei decreti attuativi. Un sistema di protezione civile che ha dato prova in moltissime occasioni di gestire anche, come dire, le emergenze più gravi, quelle dal terremoto alle ripetute alluvioni, ha bisogno però oggi di strumenti che le consentano di operare con più efficacia. Lo abbiamo fatto rifinanziando, rispetto a quanto era in passato, il Fondo per le Emergenze Nazionali. Vogliamo, attraverso i decreti attuativi, rafforzare il sistema, quindi non soltanto il Dipartimento centrale, ma il ruolo della protezione civile nel suo complesso, dal volontariato organizzato alla presenza, alla consapevolezza anche degli amministratori locali, perché questo è un tema decisivo. Dare gli strumenti per intervenire nel momento dell'emergenza, creare le condizioni perché la prevenzione sia uno dei temi, come dire, più sui quali c'è molto ancora da investire, e facilitare anche la ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalle calamità. In una legge finanziaria abbiamo istituito una misura che non c'era fino ad ora nel nostro paese. Normalmente quando vengono stanziati, dichiarati gli stati di calamità e stanziate le risorse, vanno a colpire i danni pubblici, ma oggi più che mai, di fronte ai terremoti e alle alluvioni, vediamo che ci sono anche dei danni che colpiscono le comunità, le persone,
case, le imprese, i sistemi produttivi. Con una norma della legge di stabilità abbiamo finanziato e costruito un meccanismo che progressivamente darà un ristoro anche ai privati e alle imprese di fronte appunto a delle situazioni di danno particolarmente gravi. Abbiamo approvato delle leggi rilevanti, importanti a cavallo tra l'ambiente e l'agricoltura, la legge sulla biodiversità, sull'agricoltura sociale, la legge sullo spreco alimentare. Abbiamo aperto alcuni temi che ancora diciamo non sono arrivati fino in fondo. Io cito tra tutti, perché è stata la cosa che mi ha impegnato di più in questa legislatura, la legge, tentativo di dare al nostro paese una legge nazionale sul consumo di suolo. Che, insomma, chi ha seguito un po' la fatica sa quanto è stato complicato riuscire ad arrivare ad un'approvazione in prima lettura. Oggi ovviamente questa legge diciamo sta vivendo qualche difficoltà al Senato, dove i numeri, le condizioni politiche sono molto diverse, però io credo che essere riusciti ad approvare anche solo in prima lettura una legge sul consumo di suolo forse fa capire che di questo tema, se non in questa legislatura, dovremo tornare ad occuparcene sicuramente nel futuro. Stiamo discutendo una legge sulla riforma del sistema delle aree protette, ci affidiamo ai senatori perché facciano qualche miracolo per poterla approvare. C'è una legge invece che credo arriverà fino in fondo, che non è, riguarda soltanto l'ambiente, ma riguarda la nostra idea, il nostro modello di sviluppo, che è quella sui piccoli comuni, che ha una rilevanza perché certamente alcune misure a sostegno dei comuni sotto i 5.000 abitanti, che sappiamo sono ancora tanti, pur in presenza di uno sforzo appunto nell'aggregazione, ma ci sono alcune aree del paese in cui queste dimensioni sono già grandi, i comuni di 5.000 abitanti, riguardano anche alcuni finanziamenti, soprattutto sul tema della messa in sicurezza e della prevenzione del dissesto idrogeologico. Però questa legislatura non è stata solo una legislatura in una stagione diciamo di riforme normative. Molte cose sono state attuate nelle politiche. Dicevo prima lo sforzo sulla messa in sicurezza del territorio. Io credo che l'intuizione di costituire una struttura di missione che risponda direttamente a Palazzo Chigi sia stata una scelta importante, anche lungimirante. Mettere a sistema lo sforzo di tutti i livelli, da quello nazionale a quello regionale, per definire un piano che non può che essere un piano di medio-lungo periodo sulla messa in sicurezza del paese. Oggi abbiamo un quadro abbastanza definito, abbiamo una fotografia del fabbisogno di interventi, di risorse che sono enormi, 27 miliardi si stimano sulla base dei progetti definiti, proposti dai comuni, dalle regioni per prevenire il rischio idrogeologico. Abbiamo stabilito diciamo un meccanismo che stanzierà per i prossimi 15 anni, si stima appunto grazie a fondi europei, cofinanziamenti delle regioni, una cifra di circa 9 miliardi, però c'è un tema vero che l'attuazione di questi interventi fatica, perché comunque ci sono ancora molte resistenze, molte difficoltà a passare dall'elenco degli interventi all'attuazione degli interventi. La mia, come dire, sensazione è che quell'intuizione giusta, corretta, non deve essere persa, cioè bisogna continuare in quella strada, in quella direzione, anche però facilitando e accelerando alcuni processi. Noi avevamo stanziato 100 milioni per finanziare la progettazione di questi interventi, sono ancora diciamo lì nelle casse del Ministero dell'Ambiente, che non ha ancora finito di definire con le regioni il modo in cui utilizzarle. Siccome c'è una fame enorme di progetti che possano essere finanziati, certamente su questo bisogna accelerare. Abbiamo lavorato molto, ed è stata una parte importante di tutte le politiche di bilancio di questi anni, su rafforzare gli strumenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, l'altra grande partita a fianco a quella delle regole sul consumo di suolo. Gli strumenti dell'ecobonus, del sisma bonus sono sempre stati confermati, sono stati ampliati molto all'edilizia residenziale pubblica, sono stati ampliati anche per entità, per contributi. Oggi il sisma bonus arriva fino a finanziare l'85% degli interventi in determinate condizioni, quando riguarda l'intero edificio, quando ci sono alcune caratteristiche
C'è una discussione aperta anche in queste settimane, perché ovviamente quando arriva la legge di stabilità c'è la preoccupazione di confermarli, di rafforzarli, di migliorarli, però certamente questa è stata una politica che ha pagato, perché gli interventi realizzati sono molti, sono stati un numero rilevante, hanno messo in moto finanziamenti, investimenti importanti, forse hanno anche un po' contribuito a far evolvere in chiave positiva il modo e il settore delle costruzioni. Non riguarda strettamente il tema, come dire, dell'ambiente, ma stamattina ne abbiamo discusso insieme a Metropolitana A&M in un convegno qui a Milano. Anche la riforma del codice degli appalti, fatta ovviamente di molte luci, anche di qualche ombra, ha avuto degli aspetti importanti sui temi ambientali, l'introduzione dell'obbligatorietà degli appalti verdi, che oggi sono obbligatori appunto per molti appalti in diversi settori, lo strumento innovativo del dibattito pubblico, è in prossimi giorni l'emanazione del decreto attuativo. Questo è un punto che è una sfida, diciamo, perché si misura un po' con quell'aspetto di cui anche Stefano parlava prima. L'ambiente è certamente da difendere, ma deve diventare anche un'opportunità, e accompagnare con un meccanismo di partecipazione, di maggiore condivisione le scelte infrastrutturali fondamentali del nostro paese, sul modello di quanto fatto ad esempio da altri paesi europei, certamente può rappresentare un'occasione che sta dentro appunto una delle riforme che abbiamo approvato in questi anni. Chiudo facendo un riferimento solo ad un aspetto che io, forse sarà anche causa della mia formazione oltre che politica, tecnica e professionale, sono convinta che una parte fondamentale delle politiche ambientali dell'Italia si giochi sulla nostra visione delle città, perché le città sono sempre state, Milano diciamo nella dimostrazione più di altro ovviamente in questo momento, il teatro delle grandi sfide da affrontare, e anche quello delle grandi innovazioni, della capacità di anticipare le scelte, di guidare anche i processi. E se pensiamo anche alle questioni ambientali, oggi le città sono quelle che pagano di più, che vivono di più il problema ad esempio dell'impatto dei cambiamenti climatici. Le politiche di adattamento sono una parte fondamentale. Certo, c'è l'accordo di Parigi e ci sono gli impegni che ci siamo assunti e che riguardano l'ambiente, l'energia, siamo in fase di revisione anche della strategia energetica nazionale, ma c'è la necessità di affrontare già oggi gli impatti dei cambiamenti climatici. Livorno, Roma ce lo dimostrano ogni volta che piove un po' di più. Una strategia nazionale dei cambiamenti climatici che sta per essere attuata con un piano che oggi è in consultazione da parte del Ministero dell'Ambiente e che deve vedere anche un protagonismo, credo, molto forte e significativo delle città. Accanto a questo, il tema della trasformazione delle nostre città. In parte abbiamo iniziato a farlo, penso al programma sulle periferie, che è stata una scelta decisione voluta, perseguita, di mettere a disposizione risorse importanti. Sono stati finanziati più di 1 milione di interventi in molte aree del paese, Milano, Mantova, Brescia, per citare solo alcune, Bergamo, per citare alcune delle città lombarde. Deve essere sempre di più una parte che orienta anche le politiche urbanistiche, le politiche di gestione della città, e che deve fondarsi su un'alleanza positiva tra certamente l'iniziativa degli amministratori, ma anche una visione strategica, cosa che onestamente diciamo in questa stagione di riforma non abbiamo aperto, non abbiamo discusso della riforma della legge urbanistica, non ce n'erano le condizioni probabilmente. Credo che sia però il tempo maturo appunto per aprire anche questa discussione. Poi accanto a questo naturalmente ci sono le politiche per la mobilità, ci sono le politiche che si intrecciano con la qualità dell'aria, la Lombardia, il nostro territorio sta facendo delle cose significative, ma sappiamo che non dappertutto è così, quindi fare diventare questi temi questioni di politica nazionale, di una visione di futuro del paese, spetta credo a un partito come il nostro, che si propone di immaginare e costruire il futuro. In questa carrellata, in questo elenco ci sono tante cose,
Mentre ragionavo appunto sulla discussione di questa sera, mi domandavo se al di là, diciamo, della passione, anche dell'impegno con cui si è lavorato su questi temi, noi siamo riusciti a trasmettere quanto su questi passaggi ci fosse un'idea complessiva per la politica, per la nostra proposta e per la nostra visione del paese. E da un lato penso che ci siamo riusciti solo in parte, perché certamente abbiamo privilegiato di più il racconto anche di altri cambiamenti, di altre parti dell'azione di riforma del governo, perché è difficile, perché ci si lavora su questi temi ancora in maniera abbastanza settoriale, perché ancora oggi si pensa che le politiche ambientali di sostenibilità si facciano al Ministero dell'Ambiente e punto. Questa è la grande questione. Credo che quello che Alex Langer chiamava la conversione ecologica si può realizzare solo se diventa un filo conduttore di tutte le politiche di un governo, dalle scelte che si fanno al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Agricoltura, al Ministero dell'Economia, perché gran parte di queste cose si realizzano se, diciamo, nella classifica delle priorità anche dell'allocazione delle risorse, questi temi salgono e non restano, diciamo, nella parte bassa della classifica, come purtroppo ci rendiamo conto essere ancora in larga parte. Credo che Renzi, quando ha risposto, e chiudo davvero su questo, Stefano, le sollecitazioni più o meno condivisibili che sono venute, i richiami anche di tanti autorevoli rappresentanti, a partire dai fondatori, insomma, del nostro partito, abbia detto una cosa giusta. Possiamo fare molto di più, io sono stata contenta di sentirlo dire anche da lui che dobbiamo fare molto di più su queste cose, però dobbiamo partire anche da un dato di realtà che può mettere sul tavolo una serie di risultati che, diciamo, ho provato a raccontare, a indicare in maniera molto schematica questa sera, e anche da una difficoltà con la quale ci siamo dovuti misurare, e anche con la consapevolezza che i temi ambientali si vincono e si ottengono dei risultati solo se si affrontano con una visione che è profondamente riformista, perché in tutte queste questioni, in tutte le leggi di cui io e i colleghi ci siamo occupati in Parlamento in questi anni sull'ambiente, noi ci siamo sempre trovati schiacciati tra due poli, tra due fronti, tra quelli che dicevano che stavamo facendo il male assoluto, che avremmo fatto chiudere tutte le imprese del territorio, che avremmo generato povertà, disoccupazione, fuga degli investimenti nel nostro paese, e quelli che dicevano che comunque era tutto sbagliato, era tutto inutile, non avremmo raggiunto nessun risultato. Io penso che dei risultati invece sono stati raggiunti, molto dobbiamo investire sulla cura con cui attuiamo queste leggi, queste norme, ma la strada è questa, la ricerca di un compromesso possibile che sia sostenibile davvero dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e sociale, perché da questi temi passa davvero un pezzo della nostra visione di futuro per il paese. Noi abbiamo provato a lavorarci così, ci piace però confrontarci anche con gli altri, sperando di poter continuare a lavorare in questa direzione. Grazie. Grazie.